Sviluppo Umbria è l'agenzia multifunzione della regione dell'Umbria. Questo significa che Sviluppo Umbria fornisce una serie di servizi che vanno dai servizi finanziari, l'internazionalizzazione e forme anche di promozione territoriale e di politiche attive del lavoro per sostenere lo sviluppo della nostra regione. Servizi che vengono forniti sia alle imprese sia alle amministrazioni pubbliche locali, a partire naturalmente dalla regione. Sviluppo Umbria è agenzia multifunzione, ma Sviluppo Umbria è anche, soprattutto se la proiettiamo nei prossimi mesi, il perno intorno a cui ruoterà tutta la riorganizzazione delle agenzie e delle società partecipate della Regione dell'Umbria. Quindi noi saremo sempre più il punto di riferimento e di implementazione delle politiche economiche della Regione dell'Umbria. Per chi vuole venire in Umbria, appunto, a fare business, noi abbiamo a disposizione molti strumenti che vanno da strumenti di carattere finanziario. In primo luogo il fondo di ingegneria finanziaria che Sviluppo Umbria gestisce a sostegno appunto dei progetti di sviluppo delle imprese, ai fondi strutturali del 2014-2020, quindi risorse di carattere comunitario che servono per far fronte alle esigenze che le imprese hanno, in modo particolare in materia di ricerca, di sviluppo precompetitivo, di internazionalizzazione. Poi vogliamo aggiungere le politiche attive del lavoro con cui Sviluppo Umbria appunto sostiene anche i percorsi di restart-up, come si usa dire oggi. Questo è il filone, le start-up e le restart-up che noi sosteniamo con diversi strumenti, anche in questo caso, che vanno dalla Youth Guarantee, dallo stesso fondo di ingegneria finanziaria, fino a strumenti specifici che riguardano aree della nostra regione. Vorrei citare anche un piccolo caso che definirei di successo, di attrazione di investimenti e di capitali da fuori regione, che riguarda la ripartenza di un'impresa nell'area chimica del Ternano e che consentirà alla fine della messa in campo del progetto di avere quasi 100 occupati, ripartendo sostanzialmente da zero. Ecco, questo è un modo, diciamo così, per dimostrare come, cercando di fare ciascuno al meglio il proprio mestiere, si può dare un contributo, anche piccolo, ad un disegno molto più generale.